Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono il vostro Mr. Mix che vi parla e oggi siamo qui per un nuovissimo video. Oggi ragazzi, sono qui per fare un video tutorial su come non pagare WhatsApp. Allora ragazzi, per non pagare WhatsApp, cosa bisogna fare? Bisogna andare a scaricare un'applicazione che sarebbe questa. WhatsApp si chiama, poi vi lascerò il link in descrizione. Allora, se no adesso vi faccio vedere un attimino come scaricarla. Si va su Google Chrome. Sperando che... Scusate. Scusate. Oh mio Dio, sì, sono stanco. Sperando che ce l'apre. Ce l'ha aperto. Perfetto. Ok. Sì, lasciate perdere qui, ma... Adesso su Google. Sposto un attimo il microfono. Perfetto. Ok. Andate su Google. Intanto io qua la faccio al massimo, no? La richiudiamo, non è un problema. Non so perché lagga un pochino. Ok, una volta che aprite Google e diciamo che ci mette veramente un po'. Ok, andate qui nel vostro motore di ricerca Google, ovviamente, e scrivete WSSAP. Sì. WhatsApp, così andate su il primo, sul primo risultato che vi esce, credo. Adesso vediamo. Non è questo, scusatemi, ho failato in una maniera allucinante. Tipo, dovete trovarlo. Ecco, andate in questo, dove lo trovate tutto di WhatsApp dal nostro server. Voi cliccate su scarica e ve lo scaricate. Fate esegui, fate tutto quello necessario. Aprite la vostra applicazione WhatsApp. Ah, ovviamente questa applicazione, questa operazione può essere fatta solamente se WhatsApp è scaduto o scadrà tra 30 e 35 giorni. Quindi vabbè. Comunque, aprite WhatsApp. Andate a cercare qui sul Select Country, andate a cercare Italia, o qui in inglese, quindi Italy. Scrivete il vostro numero, io metto un numero a caso, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Hold WhatsApp, dovete fare, poi una password deve essere di 15 caratteri e i primi due numeri devono essere 3 e 5, quindi 3, 5, 14, quindi 4, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Andate a cliccare su Hold WhatsApp e non fate register, ma fate login. Adesso vi verrà scritto che appunto le phone number and your password are incorrect, ma non vi preoccupate perché entro 10-15 minuti vi verrà subito la notifica di WhatsApp che appunto il servizio è stato rinnovato. Quindi vi lo ripeto, andate su Italy. Andate a fare il vostro numero, password di 15 caratteri, primi due numeri devono essere 3-5, hold WhatsApp, login. Questo non dovete calcolarlo, fate o ok o la X e entro 10-15 minuti dovrebbe arrivarvi già la notifica con scritto appunto che il vostro servizio di WhatsApp è stato rinnovato. Quindi veramente molto bella come cosettina, veramente veramente molto molto bella. Quindi io spero di esservi stato d'aiuto. Ovviamente WhatsApp l'applicazione, passate nel link in descrizione se volete scaricare. Quindi se volete scaricare questa applicazione, noi ci vediamo al prossimo video.